Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena. Oggi è giovedì 12 agosto 2021 e chi vi parla è Fabio Marcelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la sua consueta rubrica settimanale Mondo in transizione a quanto pare verso un caldo sempre più torrido che rende sempre più invivibili e inospitali aree crescenti del pianeta e in particolare quella nella quale ci troviamo a vivere, che è l'area mediterranea, con gli incendi che si intensificano, distruggendo appunto boschi, uccidendo animali selvatici, animali domestici e persone, come purtroppo è avvenuto nelle ultime settimane in Sardegna, in Sicilia, in Calabria e altrove, e chiaramente non è finita perché il caldo, come veniamo a sapere leggendo i giornali di oggi, ha triplicato il numero degli incendi. Ecco, di fronte a questi incendi registriamo l'ennesima debacle dello Stato italiano, come denunciano i vigili del fuoco. Sono sempre meno, sempre dispongono di mezzi sempre minori. L'età media dei vigili del fuoco è cresciuta all'inverosimile, non si assumono più giovani e quindi questo settore fondamentale della prevenzione e repressione degli incendi e in generale delle catastrofi naturali, scusate, e del quale appunto bisognerebbe mettere sempre più persone, sempre più mezzi, un modo fra l'altro di rispondere anche alla disoccupazione giovanile, creare questi corpi di protezione civili, è un settore completamente sguarnito dai pessimi governi liberisti, si chiamassero essi di centrosinistra, di centrodestra, grigio-blu, giallo-rosa, verdi a pallini e quant'altro che abbiamo subito negli ultimi 20-30 anni. Lascio a voi appunto di precisare l'estensione di questo periodo. Fatto sta che la protezione civile e in particolare il corpo dei vigili del fuoco sono costantemente sottoorganizzati, sottomuniti, trascurati, sottofinanziati, definanziati. Ecco, questa è l'ennesima dimostrazione della logica folle dei governi neoliberali che hanno trasformato l'Italia in quello che è e che purtroppo sempre più si avvia ad essere anche per effetto di questi fenomeni di degrado globale come il riscaldamento appunto. Il riscaldamento globale, il cosiddetto cambiamento climatico. Basti pensare che anche il numero dei Canadair, degli aerei appunto destinati a spegnere gli incendi buttando acqua dall'alto, è chiaramente insufficiente rispetto a quelle che sono le necessità di una situazione sempre più di emergenza, appunto degli incendi che si stanno portando via buona parte dei boschi rimasti in questo paese e in altri, e questo appunto dando vita poi a un effetto a catena, un circolo vizioso per cui appunto gli incendi distruggono i boschi, la distruzione dei boschi porta a ulteriori fenomeni ovviamente di degrado ambientale che a loro volta acuiscono il riscaldamento globale, ma questo è un fenomeno al quale stiamo assistendo su scala mondiale. Il recente rapporto del panel intergovernativo sul cambiamento climatico ha chiarito a tutti che siamo ben oltre il punto di non ritorno.
Non sappiamo se questa situazione porterà nel giro di qualche decennio all'estinzione completa della specie umana su questo pianeta, ipotesi che non escluderei del tutto, ma è comunque certo che questa generazione, queste generazioni per il tempo che rimane loro da vivere e di più poi le generazioni che seguiranno, i nostri figli, i nipoti, i pronipoti, eccetera, si troveranno a fronteggiare una situazione di sempre maggiore invivibilità. Questo con buona pace dei negazionisti climatici che continuano ad allignare, come ben sappiamo, nelle file stesse di questo governo cosiddetto dei migliori. È stato più volte sollevato il caso appunto del tale Stagnaro, un personaggio che fa parte della cerchia dei più intima dei consulenti di Mario Draghi e che sul suo sito si fa beffe di coloro che sostengono che è in atto un riscaldamento globale. Questa è la qualità dei personaggi che misura maggiore o minore vengono a decidere le scelte del governo Draghi in materia di clima. Pensate un po' come stiamo messi. Ecco, tornando al tema dei Vigili del Fuoco, dei Canadair, anziché in Canadair e in Vigili del Fuoco si continua ad investire in armamenti, si vedono le recenti dichiarazioni del ministro della difesa Guerini sulla necessità di rilanciare l'industria italiana degli armamenti e anche l'intervento delle forze armate italiane all'estero. Come sappiamo, sono decine i militari italiani uccisi in Afghanistan negli ultimi anni e in Afghanistan si registra in questi giorni l'ennesimo fallimento della politica estera statunitense e occidentale, con gli Stati Uniti, le forze armate statunitensi che abbandonano in tutta fretta l'Afghanistan, lasciando quelli che erano i loro alleati alla mercé dei talebani che ben presto controlleranno tutto il paese. E quindi quelli che in Afghanistan, in un modo o nell'altro, si sono offerti come collaborazionisti delle forze occidentali, statunitensi, italiane ed altre, o gli stessi componenti dell'esercito afghano, dovranno purtroppo per loro fronteggiare un destino di morte, perché appunto sono stati abbandonati dagli Stati Uniti e dagli altri paesi occidentali, né del resto c'era altro da fare a questo punto, visto il fallimentare bilancio della guerra in Afghanistan. L'ennesima dimostrazione, ne abbiamo visti moltissimi anche negli ultimi decenni, a partire dal Vietnam nel 1975, molte scene di oggi in Afghanistan ricordano quelle scene, appunto, gli statunitensi che scappano in fretta dall'oggi al domani senza neanche avvisare i loro presunti alleati afghani. Ovviamente non era, gli talebani non sono come erano i Viet Cong, questo è poco ma sicuro, un altro segno di peggioramento della situazione mondiale, appunto, il fatto che l'Afghanistan si avvia ad essere un regime basato sui principi del fondamentalismo islamico. E da questo punto di vista, l'intervento degli Stati Uniti, che risale a circa 20 anni fa, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, che fu preso come pretesto per questo intervento in Afghanistan, sappiamo benissimo che i talebani non entravano nulla in quell'attentato, che fu invece il risultato di un complotto saudita, cioè di quello che è uno dei principali alleati tuttora degli Stati Uniti dell'Occidente, vero Renzi, quello che fu il principale risultato di un complotto saudita, le Torri Gemelle, 3.000 morti e quant'altro. E su quel episodio ancora sono moltissimi gli aspetti oscuri che vanno chiariti, appunto perché non si capisce bene come sia potuto avvenire quello che avvenne. Ma insomma, gli Stati Uniti all'epoca lo presero come pretesto per invadere l'Afghanistan e ne scaturì il conflitto sanguinoso che
termina in questi giorni, cioè termina una fase del conflitto, a questo punto se la vedranno gli afghani con i talebani e tanti saluti da parte degli Stati Uniti. Nel frattempo, ripeto, l'Italia ha lasciato sul terreno decine dei suoi militari chiamati a combattere questa ennesima guerra anticostituzionale, dovuta esclusivamente al ben noto e ormai proverbiale servilismo italiano nei confronti dei governi degli Stati Uniti, quali che essi siano. Decine di nostri militari hanno lasciato la vita in Afghanistan. E nel frattempo mancano, mentre si continuano a sperperare soldi in armamenti e in missioni militari all'estero del tutto fallimentari come questa in Afghanistan ed altre, mancano i soldi, gli uomini e i mezzi per fronteggiare gli incendi che stanno devastando il nostro paese. Questa è la logica del governo dei migliori, in realtà dei peggiori, come sappiamo, così come di tutti i governi che l'hanno preceduto, quale più, quale meno. D'altra parte, venendo al governo cosiddetto dei migliori, si continua a registrare un silenzio tombale da parte di Mario Draghi su questa figura solo apparentemente folcloristica e pittoresca che è il suo sottosegretario Durigon. Chi è Durigon? È il personaggio appunto della Lega, sindacalista del sindacato di destra UGL, che ha dato una fortissima mano a Matteo Salvini per costruire la Lega nella provincia di Latina, avvalendosi anche di contributi sospetti, come hanno chiarito solo in parte alcune appunto indagini giudiziarie intraprese che hanno stabilito, hanno accertato l'esistenza di legami con famiglie della cosiddetta quinta mafia, quella appunto che opera in provincia di Latina e nell'Agro Pontino. Durigon ha dato questo grosso contributo alla costruzione della Lega in provincia di Latina ed è quindi fortemente legato a quello che almeno sulla carta è tuttora il leader della Lega, cioè Matteo Salvini. Ebbene, questo Durigon, che è un personaggio avvezzo alle gaffe, a straparlare, dopo aver dichiarato qualche tempo fa che il generale della Guardia di Finanza che indagava sui 49 milioni che la Lega dovrebbe restituire allo Stato italiano era uno dei nostri, così disse Durigon, e quella sua uscita restò praticamente senza nessuna conseguenza. Se ne è uscito qualche tempo fa con la proposta di dedicare il parco di Latina, oggi appunto dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, eroi nazionali della lotta contro la mafia, a un personaggio non proprio famosissimo nella storia, che è Arnaldo Mussolini, fratello del più noto Benito. Questo Arnaldo Mussolini era un personaggio, diciamo così, sicuramente di secondo ordine. L'unico elemento che rimane di lui nella storia è il fatto appunto che sarebbe stato partecipe della tangente erogata al principio degli anni 20 in Gran Bretagna a quello che all'epoca appunto era il nascente movimento fascista, e secondo alcune ricostruzioni pare che le carte relative a quell'episodio fossero state nella borsa di Matteotti, il giorno che Giacomo Matteotti fu assassinato dai sicari fascisti inviati da Mussolini, il fratello maggiore, diciamo così, ma insomma le carte riguardavano anche il fratello minore, quindi un personaggio non solo fascista, indubbiamente, non solo per il cognome che portava, ma anche tangentaro. E quindi da entrambi i punti di vista molto caro al settore dell'attuale classe politica italiana, e questo forse può spiegare perché appunto Durigon, rilanciando le radici fasciste della città di Latina, che originariamente si chiamava Littoria, la bonifica dell'Agro Pontino, eccetera, ha
ha rilanciato una cosa assolutamente scandalosa contro la quale sono insorte ovviamente gli antifascisti, le associazioni antimafia, perfino Enrico Letta, insomma, per capire che tipo di reazione ampia ci sia stata, insomma, che un personaggio Letta che non è che sia, diciamo così, molto attivo sul piano nazionale, addirittura Letta, come pure addirittura Di Maio, hanno preso posizione, cioè due pezzi dovrebbero essere fondamentali dell'ampio schieramento partitico che sorregge oggi Mario Draghi, si sono pronunciati affinché Durigon sia demissionato immediatamente dal ruolo che ricopre all'interno del governo Draghi. Ebbene, Draghi tace, continua a tacere. Evidentemente sul punto Salvini ha deciso di opporre una strenua resistenza e Draghi quindi ci pensa due volte prima di dire qualcosa. Del resto la consegna del silenzio è anche quella che pare Matteo Salvini abbia impartito ai suoi, appunto, diciamo così, sottoposti all'interno della Lega. E quindi il caso Durigon rimane insoluto, ha ormai più di una settimana dalle nefaste dichiarazioni del personaggio sulla denominazione del parco di Latina. L'Italia dimostra di essere un paese nel quale, nonostante tutto, esistono ancora degli anticorpi nei confronti dei virus del fascismo e delle mafie. Ma il governo dei migliori rispetto a tutto ciò ha un ruolo del tutto negativo, così come si diceva lo ha negativo nei confronti di fenomeni di portata globale come il cambiamento climatico, prova ne sia appunto la permanenza di negazionisti del clima nella compagine dei consulenti più stretti dell'attuale Presidente del Consiglio da Mario Draghi, ma non solo, anche la logica che ispira, ad esempio, il cosiddetto ministro alla cosiddetta transizione ecologica Cingolani, il quale in varie occasioni ha tenuto a ribadire che il problema, da quanto dice Cingolani, sembrerebbe essere non tanto il cambiamento climatico quanto il fatto che con il pretesto del cambiamento climatico si potrebbe, diciamo così, mettere a rischio la salvaguardia del profitto e dei cosiddetti mercati. Ecco, il punto è proprio questo e Cingolani l'ha colto. Il punto è che non si può continuare a pensare di contrastare il cambiamento climatico mantenendo in piedi il capitalismo così come esso è a livello italiano e internazionale. Il vero virus di fondo che colpisce oggi il pianeta non è il SARS, quella è una conseguenza, così come una conseguenza ne è appunto il cambiamento climatico o riscaldamento globale che dir si voglia, e conseguenze ne sono tanti altri fenomeni deteriori che si manifestano, la prevalenza della finanza, eccetera. Il vero virus di fondo che va combattuto ed estirpato è il virus del capitalismo. E da questo punto di vista siamo messi molto male, in particolare in Italia, appunto per l'assenza oggi dalla scena politica di forze politiche che si pongano in modo esplicito, ma anche solo implicito, l'obiettivo della fuoriuscita dal capitalismo, che ormai sembra un dogma che non si può in alcun modo rifiutare, e cioè il fatto appunto che il capitalismo è un trattato di fatto che va accettato e basta. Quindi questo è anche il portato appunto della nomina di Mario Draghi, massimo esponente dell'oligarchia finanziaria mondiale, a presidente del Consiglio italiano con il sostegno di quasi tutto l'arco delle forze politiche. Quindi questo è il dramma, il paradosso
che stiamo vivendo in questa fase, in questo finito ormai il primo ventennio del secolo XXI, e cioè il fatto che bisognerebbe sbarazzarsi del capitalismo, ma almeno in Italia, ma negli altri paesi non è che le cose vadano molto meglio, non ci sono forze politiche in grado di assumersi questo compito, appunto perché la forza corruttrice, sia in termini ideologici che in termini materiali, del capitalismo finanziario, è penetrata a fondo in praticamente tutte le compagini politiche e anche in quasi tutte o in buona parte delle compagini sindacali, che sono poi quelle che dovrebbero farsi carico degli interessi anche immediati della classe lavoratrice. Questa è la situazione che stiamo vivendo attualmente in Italia. Questa prevalenza della finanza è un dato ormai di comuni appunto esperienze. Pensiamo solamente ad alcune vicende recenti come quella della GKN di Firenze, un'industria che andava bene dal punto di vista produttivo e delle prospettive anche di mercato, che costituiva appunto l'espressione di un'esperienza pluriennale con la formazione di una classe operaia esperta e di alta professionalità. Ebbene, la finanza ha deciso che tutto sommato della GKN se ne poteva fare tranquillamente a meno e che i soldi oggi destinati a quell'industria potevano essere destinati ad altro. Ad altre appunto attività o meramente investimenti appunto finanziari di gran lunga più soddisfacenti per loro, con tanti salute alle esigenze di lavoratori e lavoratrici della GKN, delle loro famiglie, del territorio tutto di quella zona d'Italia che appunto traeva beneficio dalla presenza di quella fabbrica. Quindi continua il processo di deindustrializzazione dell'Italia all'insegna degli interessi della finanza che appunto sono incarnati in modo esemplare dalla figura di Mario Draghi e della compagine ministeriale che lo accompagna, per non parlare appunto dei partiti e partitini che lo appoggiano. Ecco, una buona prospettiva a questo punto potrebbe essere quella di introdurre in Italia un regime del tipo di quello saudita, che come ci insegna Matteo Renzi, ha fra le altre sue caratteristiche positive, cosiddetto Rinascimento Saudita, quello di avere un costo del lavoro estremamente basso, per non dire appunto di giovarsi della, fra virgolette, collaborazione di centinaia e centinaia di migliaia di schiavi importati appunto dal subcontinente indiano e da altre parti del pianeta. Ecco, quella potrebbe essere forse, almeno secondo Renzi, una prospettiva praticabile. Io penso che invece la prospettiva debba essere quella della Costituzione repubblicana, che fra le altre cose all'articolo 41 sostiene che l'attività di impresa, la libertà di impresa non può svolgersi in contrasto con la dignità umana e con l'utilità sociale. Ecco, su questo articolo, non a caso criticato a suo tempo da Berlusconi e da altri, se questo articolo venisse preso sul serio, si potrebbero fare molte cose per salvaguardare la dignità umana e l'utilità sociale, ma nessuno dei governi che si sono succeduti alla guida di questo paese, e in particolare la situazione è peggiorata negli ultimi 30 anni, si sono mai posti seriamente il problema di attuare l'articolo 41 della Costituzione, così come altri articoli della Costituzione, ad esempio l'articolo 53 relativo al fisco, che sostiene appunto l'esigenza di una fiscalità progressiva che colpisca più duramente i ricchi. Oggi in Italia, come nel resto d'Occidente, anche da questo punto di vista il modello che va per la maggiore è quello statunitense, i ricchi pagano molte meno tasse in proporzionale, in alcuni casi addirittura
in termini assoluti rispetto ai poveri. Ci fu il famoso caso del miliardario Buffett che con grande candore dichiarò che la sua domestica pagava più tasse di quanto ne pagava lui. Ecco, anche questo è un modello da seguire. Probabilmente in Arabia Saudita le cose stanno più o meno così e quello che più ci dispiace è che le cose stanno così sempre di più anche in Italia, appunto, data l'incapacità della classe politica di portare a termine una riforma fiscale che dia attuazione all'articolo 53 della Costituzione, che dovrebbe prevedere quantomeno anche l'introduzione di un'imposta patrimoniale, della quale ovviamente non si parla, nonostante siano state formulate alcune proposte interessanti, ad esempio da parte di Sinistra Italiana qualche tempo fa. L'Italia è quindi sempre più un paese per ricchi. Un paese peraltro dove anche per i ricchi la vita è sempre più disagevole perché appunto il caldo lo soffrono anche i ricchi che poi magari hanno l'aria condizionata, hanno... ma ovviamente non è la stessa cosa, insomma. Ovviamente questi fenomeni anche di carattere ambientale colpiscono più duramente i settori meno garantiti della popolazione che sono d'altronde settori anche quantitativamente crescenti, in quanto che la povertà colpisce, come emerge dalle statistiche ufficiali dell'Istat e di altri enti addetti appunto a questo tipo di, diciamo così, inchieste e accertamenti scientifici sullo stato della popolazione, la povertà colpisce sempre il maggior numero di famiglie. In una situazione del genere, ci sono appunto alcuni politici come Renzi, come Salvini, come la Meloni che non hanno niente di meglio da fare che chiedere l'abolizione del reddito di cittadinanza, appunto, che sia pure in misura del tutto inadeguata e parziale, è riuscito a costituire una risposta a questo problema, della povertà. Ebbene, costoro vorrebbero che sia abolito anche il reddito di cittadinanza perché appunto nelle parole di Matteo Renzi, un personaggio che non risulta abbia mai lavorato duramente in vita sua perché dopo aver vinto un quiz televisivo si è dedicato anima e corpo alla politica che è un lavoro abbastanza particolare, non sempre di particolare utilità sociale, anzi quasi mai come si vede appunto nel caso di Renzi, ebbene Renzi che diciamo non si è mai ammazzato di lavoro in vita sua, oggi sostiene per motivare il suo rifiuto del reddito di cittadinanza che il reddito di cittadinanza avrebbe un effetto antipedagogico in quanto che risparmierebbe a tutti e in particolare alle giovani generazioni il piacere della sofferenza ed il sudore come via per raggiungere la saggezza e la maturità. Ecco, anche in questo mi pare che Matteo Renzi, scusate, in questo caso, segua le orme del suo, come dire, del suo mentore saudita, nel senso che anche lì, appunto, si lavora e si suda duramente per pochi soldi, se non addirittura in condizioni di schiavitù. Quindi questo è il modello di società che propone oggi buona parte della classe politica italiana. Ecco, Renzi da questo punto di vista è più sfacciato, più spudorato di altri, ma in fondo non è che la concezione di altri soggetti che fanno parte di questo governo Draghi sia fortemente divergente da quella che Renzi ha perlomeno, diciamo così, la sfacciataggine di esporre in termini chiari e compiuti. Quindi niente di più lontano dall'attuazione della Costituzione repubblicana e il prezzo di tutto ciò lo paghiamo noi italiane e noi italiani in una società sempre più diseguale, sempre più esposta ai colpi delle pandemie e dei fenomeni di degrado ambientale, con questo caldo soffocante che durerà almeno fino a Ferragosto, speriamo che poi si attenuano un po', nel frattempo vanno in fumo
buona parte dei boschi residui del nostro paese e le risorse E dovrebbero essere, dicevamo, le risorse dovrebbero essere investite, ad esempio, in mezzi, risorse umane e finanza per contrastare la distruzione del residuo patrimonio boschivo nel nostro paese, come i Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Canadere e altri mezzi del genere vengono dissipati in misure militari fallimentari come quella in Afghanistan, che è costata al nostro paese solo decine e decine di vite umane, e sperperate appunto per rilanciare l'industria italiana degli armamenti, come è proposto recentemente dal ministro della difesa, che mi pare si chiami Guerini, un personaggio non a caso appartenente al partito cosiddetto democratico. Per oggi è tutto, buona giornata a tutte e a tutti.